Rubber Bandits, questo ragazzi l'avrete già visto o lo vedrete sul terzo canale, perché l'ho scoperto un po' di tempo fa grazie al Game Pass. Anzi no, sì, no, sì, sì no, no, falso allarme. Non mi ricordo se l'ho preso. Vabbè, io l'ho comprato, l'ho pagato 17 euro. Fatto bene, perché probabilmente lo trovate su Instant Gaming, il cui codice è in basso, e lo potrete acquistare. Potreste sentire dei rumori, noi non li sentiamo. No, sono leggeri. Tipo qualcuno che martella e poi usa la fresa, poi il trapano, poi martella mentre usa la fresa. Allora, io non so niente. Allora, ti spiego. Si spieghi. È un gioco molto simile a Game Beasts, in cui si possono afferrare gli oggetti, fare cose, così. Però lo scopo è quello di rubare. Noi siamo ladri. Adesso giocheremo la modalità arcade, nella quale io e te contro i poliziotti dobbiamo cercare di afferrare il bottino e scappare. Mi piace. Gioca. Ma è bellissimo. Ok, questa è la presentazione. B per afferrare. Sì. Allora, si afferri. Ma è bellissimo. È molto bello. Allora, se afferri un oggetto, vedi, lo tieni in mano, ma se tieni premuto il cerchio, puoi lanciare. Esatto. Lì puoi scegliere le modalità, picchiando il cesso con la X. Tutti contro tutti, la squadra, ma è carinissimo. E di qua andiamo a cambiare, facciamo arcade. La squadra, che da squadra. Sì, io e te contro gli sbirri. Adesso dobbiamo evadere. Cioè, il menu è questo, e per uscire dal menu dobbiamo sfondare la porta. Ruba il più possibile. È carinissimo. Sì, è carinissimo. Il concept di gioco non... Allora, io è la prima volta che lo vedo insieme a voi, quindi siamo contro uno contro l'altro, eh? Vediamo, se lo sei tu l'esperto. Se è tutti contro tutti sicuramente non funziona. No, siamo no, siamo stessa squadra, ok. Ah! Oh! Scusa. Ma t'ho menato, t'ho fatto male. Eh sì. Ah! Dai, è fatto. Ok, vabbè, questo è il tutorialino. Senti come martellano sti pezzi di merda. Quando prendi il denaro suona l'allarme e arriva un'altra polizia. Ma se ci buttiamo in acqua? Sono stati bravi. È quello che si deve, non è ruba. Ok. Cioè, a questo punto, nel prossimo, rompiamo prima la via di fuga. Ma non è sempre da rompere. Cambia tutte le volte la mappa. Ah, ok. Cioè, queste sono tutte mappe. Simpatichino, un po' come questi che mi stanno sfondando. Ma il guarda, capo. Io sto con un nervoso addosso che tu non hai idea. Perché me lo vorrei godere sto gioco che mi piace tantissimo. Però sento sti cacacazzi. Piattaforma, via di fuga. Qui ti chiede che succede qua. E qui secondo me possiamo buttarli giù a selciate. Non bastava così. Ok, prendi i soldi. Porte aperte, ma si può correre? Ok, rompiamo tutto qua. Porca puttana, sono morto! Hai perso i soldi? Sì, aspetta, li devo prendere. Io faccio la via più semplice, vedi? No, volevo vedere che succedeva se... Ah, se mi vuoi lasciare dei soldi, perché magari ti stanno acchiappando, con questo qui. Se ti stanno per prendere, me li lasci a terra, sacrifichi... Fai da esca e io posso scappare. Ah, ci stanno pure le telecamere, probabilmente. Ma non le puoi disattivare, credo. Abbiamo quindi preso $20. Stiamo tutte le volte stiamo facendo 10. Questi soldi poi li usi per comprarti nuove skin. Ah, ok. Mo stiamo facendo in coppia insieme. Lo possiamo fare anche contro, cioè chi prende più soldi tra i due, capito? Ah, ok, va bene, è simpatichino. Ah, mi hanno menato. Oh, ma hai menato tu. Un tiro di quelli. Grazie, mi stai ammazzando. Lo so, ma non volevo. Prendo tutti i soldi. Mo dobbiamo scappare attraverso la porta. La porca. Chi è quello? Un poliziotto.
non ha fatto una manovra proprio pulitissima. Dovremmo aver fatto 10 pure qua. 20. Ah sì, 10. Beh, è sempliciotto questo, no? Penso sì, che le cose si incasineranno sempre di più. Però se diventi skillato con il tiro... Siamo poi arrivati. Treno, ingresso, bottino. Ah. Cioè partiamo da lì ma poi ci dobbiamo tornare praticamente. Ah! Mi hai menato. No, voglio i soldi! Ma quest'arma la posso prendere? No. Sì, puoi prendere tutto quello che trovi a terra. No, e poi sbirrozzi, oh! Io ne vado. Ci abbiamo tutto? Non lo so. Credo di sì, ho preso un po' di roba. Ma quelli ti teaserano? Sì, sì, puoi raccoglierli i teaser però. Ah, ok, figo se ti teaserano. E poi ci sono le armi che congelano, cioè tra un po' arrivano. Comunque stai solo tu mazzate, io me la faccio stealth. Ma non si può fare stealth. Come no? Ma stai facendo molto stealth. Qua non ce la fai a fare stealth. Io qua non sono riuscito a prendere tutto. Perché non sei riuscito a prendere? Perché poi è un bordello qua. Allora, da solo non ce l'ho fatta. Che cos'è questo? Ma se tu li ammazzi poi arrivano subito quelli carabinieri. Sei? Sono solo sei? No, per madonna! Domani abbiamo passato. Naccia Cristina! Oh! Sei morto? Sì. E questi non si ammazzano però. Sì, però devi andare vicino. La madonna! Sì, vabbò, 6.000. Mi sembra un po' esagerato però, Ma perché non vedo un cazzo? Redez, maestro delle fughe. Ah, fanculo. Non si può rifà? Cioè, continua e basta, non si può rifare. Rigioca questo livello e continua la tua corsa. Rigiochiamo. Ah, ok. Però non devi fare così, non devi uccidere gli sbirrozzi. Ma tanto nel momento in cui rubi il bottino arriva gli SWAT, non è uccidendo quelli. Fidati di chi ci ha fatto già un'oretta qua sopra. Secondo me arrivano più velocemente. Mannaggia il cazzo. È bello che ci sono oggetti che io non ho mai usato. Madonna. Vabbè però. Credo di essere stato io, sai? Ma come cazzo si raccolgono le cose, oh? Vabbè. Porco. I soldi? Vai, prendili. Oh cazzo. Cazzo. Ok. Io sono uscito. Va, mazzugliali quelli là. No. Mazzugliali, me l'hai detto tu, sennò io sarei entrato. No, devi lanciarla dalla distanza. Ma hai capito come si lancia? Con la. No, non. La X la devo lasciare. Poi. No, la. Se premi B una volta li prendi. Se ripremi B li lasci. Se tieni premuto B li lanci. Ah, okay. Con la X meni. Non abbiamo fatto 10 nello scorso, eh. Vabbè, ma devo capire pure come cazzo si gioca. Ah! Però se non mi. Ho capito.
Si consuma, non me lo spara contro però. Ok, buono così. No, mi hanno congelato, chi mi ha congelato? Ma sei stato tu? No, no. Oh! Non mi devi menare. Ci stava lo sbirro sotto, l'hai visto? Ma che sbirro? Guardalo. Sta ma ingastrato. Morto, no, no, sta ingastrato. Sta incastrato, l'abbiamo buggato, non verrà. Guarda. Ok, mo ce ne andiamo proprio. Ci abbiamo tutto, sì, abbiamo preso tutto. 10, hai tu. Ah, mamma. È Diana. Ma guarda, ma hanno messo la... Cioè, comunque c'hanno una probabilità un po' ridotta, Ok, ok, mi è più chiaro. Puoi afferrare pure gli sbirri, volendo. No, se mi menano poi. No, se non hanno il mattarello, mi puoi afferrare con la bitendo per un... Gesù. Oh, ma sei scemo. Bravo, bravo, buono, bravo. Buono, buono, perfetto, perfetto. Hai visto, abbiamo rotto tutto insieme. 5 e 4, manca uno. Ok, qui, porca puttana. Vedi, appena rompi tutti i soldi arrivano i puleggi. Aiuto. Devo provare a fare una cosa. Ma va la puttana di mammita. Ma no, non mi salvare, nessuno te l'ha chiesto. Guarda, oh. Cazzo di animale, oh. Hai visto? Hai visto? Mocca a mamma, t'ho visto. Io c'avevo il mio piano, volevo buttare la bomba, me l'hai distrutto. Però è andato bene. Ce l'abbiamo fatta. No. Come no? 10. Bastardo, mio, miei piani, oh. Ma vieni, oh. Ho visto che ti inseguiva, non volevo fermarmi. Fa, sparando a me, mi sembra giusto. È proprio la cosa giusta da fare. Ma quanti ce ne stanno di livelli? Abbiamo fatto tutti. È un fottio, sono. Vabbè, non tutti nello stesso gameplay. Sempre la mamma del nostro vicino. Sembra la sua madre. La salunga la signora. Aia, perché tu inizi con la... Ah no, tipo quando finisci il gioco con una cosa in mano, il livello, poi nel livello dopo ce la legge in mano. Ah, e quando me lo dici sto fatto? Porca puttana, pensavo fosse più... Ok, dobbiamo andare a prendere il... Ok, che carino. Aspetta, 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 spostati, spostati. Niente, volevo... Prendi tutto? Perché io volevo utilizzare questo, però. Per andare di là? No, se arrivassero gli altri sbirri li volevo spazzare via. No, sì, col bottone di fianco. Vai, vai, vattene. Si sono suicidati. Si sono buttati di sotto. Bene. Fateci sapere se vi piace, perché può essere interessante. Allora, il giochino è carinissimo, è consigliatissimo. Perché si può giocare dal divano anche in quattro. Quindi. Non è vero, la pistola non me l'ha data. Hai detto una stronzata. No, no, è vero. Non è. Mi sono portato il teaser. Dove si esce? Se ti metti in mezzo al pisello. 9, me ne manca uno. No, mi è desiderato male. Ok, 4, 5, 9. Dove cazzo sta l'altro? Questo? Ah, eccolo, eccolo, l'ho visto. Dai, yes. Scrofa, sono morto. Dove sta? Ah, là. No! Ma cazzo, è complicato così. Te lo tesero io, vai. Vai, 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 sali. Ce ne abbiamo... No, no! Eh no, è uno alla volta. Vai, sali! Però, vabbè, abbiamo fatto.
Sali, via, ciao, dovevamo salire insieme. Non si può salire insieme, una volta. Ma sei sicuro? Sì. È tremendo che non ti faccia rifare il livello per perfezionare. Sì, questa è una cagata. No, ti invita a rifare Perfect Run, voglio dire. Merda. Dai, che violenza. Dai. C'è tutto? Andiamo. No, perché dobbiamo ancora trovare. Porca scrofa. Oh, c'è il salsiccia party qua. Aspetta che ci sono i soldi qui. Ah, di qua si esce. Ah, c'ho tutti i soldi, ok. Ce l'ho tutti. Vieni giù, vieni. Quindi da dove si esce? Allora, io mi prendo la salsiccia. Oh, merda, no. No! Si sono sparpagliati dappertutto. Attendo, aspetta. Aspetta, piglio un teaser. Aspetta. Ma tu sei morto. Muovo i piedini. Bravo, così. Ma no, è complicato. E fu così. Come cazzo si raccolgono le cose? Sei tu che mi puoi salvare, Bravo, hai tiserato tutto. Sei stato bravo. Però madonna che palle questo. Madonna, mi sta rovinando la vita sto cazzo di rumore di martelli. Fastidioso sto fa. Sei stato bravo, eh? Bravo. Vedi che io adesso c'ho il teaser. Sì. Questo non me lo posso riportare, quindi. E porca di quella. No, di nuovo. Il mazzulietto. Ci ha fatti secchi un sacco. Poi grezzo proprio. Vedi che quello là mo non me lo fa riportare. Cioè che perlomeno la pistola non te la fa riportare. Ma forse perché l'avevi finita. Forse le armi melee ti fa portare. Bottino qui dentro. Dobbiamo rompere un po' dappertutto per trovarlo, dai. Vedi? Ah no, ok, ce questa l'hai. Oh, la mia salsiccia è... Ok, madonna, ho trovato tutto. Via. Ma segato male. Io devo scappare. C'hai tutto? C'ho tutto, 10. Ok, perché adesso arriva qualcuno. Aspetta, ti aspetto così la visuale è buona. Ah, qua c'è il jetpack, lo vedi? Sì. Porca puttana. Salvati tu. Ok, quando fa il bottino io posso anche... Sì. Quindi volendo possiamo giocarla così, uno ferma, io sì. Rozzi. Cop. Ah, dobbiamo pigliare il diamante là sopra. Luce. Ah, diventa interessante. Si vede un cazzo, non si vede. Io purtroppo non ho la torcia perché mi sono portato dietro la katana. Ah! Ma io ho 3B. No, ma ne hai tiserato tu, stronzo bastardo. Non t'ho tiserato, avevo la lampada, ti ho colpito in testa, diverso. 10, andiamo via! Ok.
Peccato, guarda, mi dispiace che non abbiamo fatto l'unplane. Vabbè, ma è anche la prima volta. Bottino, questo. Quella gira e poi c'è via di fuga. E dobbiamo rompere tanto per cominciare. Hai preso me. Mi rombi questo? Aspetta, c'è una torcia. Ora puoi bucare il pavimento. Non trovate bottino. C'è questo. Ok, ok, c'è l'armatura, c'è l'armatura. Andiamo. C'è un'armatura, guarda, sono Don Quixote. C'è pure la stella di Super Mario, c'è una droppata. La cosa bella è che se tu rifai tutto, gli oggetti cambiano. Quindi... sì, quindi c'è un minimo di rigiocabilità anche in single player. Ma anche le cose che troviamo nelle vetrine cambia di disposizione, quindi non è detto che siano... Ah, ok, no, mi ha dato pure l'arma... Oh, madonna... C'è quella... Ma perché non lo piglio mai, io? Ah, madonna... Sì, ci siamo, ci siamo, andiamoci. Via, via, via. È fighissimo il jetpack. Perché sono come i minions sbadatelli, capito? Ah, quelli gialli. Ok, quei semafori bloccano il traffico. Credo. Sì. Poco tempo. Madonna, il fucile c'hanno! Ok, ok, altri soldi qui. Ok, ho tutto. Dobbiamo ritraversare. Grazie. Vai, vai tu, tanto. Però... Figo il fatto che li blocca immediatamente le macchine. Stavano arrivando gli altri. Le puoi anche riattivare magari mentre passa. Allora ragazzi, fateci sapere se vi piace. Noi comunque arriviamo fino alla fine e poi ci facciamo le partite contro, oppure contro altre persone online. Sarebbe molto bello giocarlo online. E sicuramente molti l'avranno già preso, perché è un bel party game per quattro persone, è divertente.